Allora, mister, credo una grande soddisfazione perché è una grande vittoria, tra l'altro. Molto contento perché noi siamo, dico noi perché io, Andrea e Angelo, i miei collaboratori, abbiamo preso questa squadra tra un mese e basta, dopo che tra l'altro hanno fatto un campionato un po' deludente perché nel girone B i ragazzi sono retrocessi, oggi hanno tirato fuori davvero uno spirito, una voglia di giocare molto, molto importante. Poi ho visto un grande gioco di squadra, davvero ragazzi che si passano la palla, zero egoismi, cioè davvero... Possiamo ancora migliorare secondo me, cioè, però, no, i ragazzi hanno veramente sono scesi in campo con l'atteggiamento giusto secondo me, veramente molto positivi, hanno provato anche a giocare, diciamo che la parte difensiva è andata molto bene e da quello abbiamo fatto le ripartenze secondo me che ci hanno creato diciamo le palle gol, ecco, al di fuori che però le prime tre sono venute a calcio piazzato, questo bisogna dirlo. E l'ultima invece è stata azione, abbiamo avuto anche altre occasioni, sicuramente molto soddisfatto dei ragazzi per come l'hanno interpretata e ovviamente anche per il risultato, perché poi quello è arrivato e quindi non posso solo essere che contento oggi. Grazie mister, ci vediamo alla prossima e in bocca al lupo. Crepi, grazie. Speroni, credo che non sarete mica molto contenti di questa sconfitta, perché oltre ad essere pesante, anche contro, parlavo prima col mister del Montecchio, la squadra retrocessa, così, voi invece avete fatto un campionato davvero di nota quest'anno, io credo che anche Rossetti so che era molto contento di voi. Noi insomma, abbiamo fatto un bellissimo campionato, purtroppo abbiamo staccato con la testa probabilmente prima di questa partita. Siamo entrati in campo praticamente senza testa e purtroppo il risultato ha rispecchiato. Sì, anche perché c'è poco da recriminare da quel no, che... No, recriminare niente, credo. È stato un risultato meritatissimo da parte del Montecchio, ci hanno messo in difficoltà in tutte le zone del campo e purtroppo il 4-1 finale rispecchia questa cosa che ci dispiace moltissimo perché... Beh, contesto insomma è un bel contesto, no? Quello del torneo. Il torneo è un bellissimo torneo, organizzato benissimo, ci dispiace tanto aver portato a casa questo risultato. Adesso bisogna vincere tutti e due. Ci proveremo perché è dura da mandare giù questa sconfitta, non perché non sia meritata da parte del Montecchio, ma proprio per il nostro atteggiamento in campo. È stato quindi, non sufficiente. Meriti al Montecchio ma tanta colpa. Meriti sicuramente al Montecchio. Colpa nostra per aver preso sotto gamba l'impegno e non sarà più così dalla prossima partita sicuramente. Il nostro bocca al lupo. Crepi il lupo. Ciao, ciao. Ciao.